sta per avere inizio il 21esimo weekend di calcio dilettantistico, un turno importante sia in eccellenza che in promozione. Nel massimo campionato regionale le tre irpine saranno impegnate in test importanti e allo stesso tempo difficili. Il Cervinara di Pasquale Ferraro sfiderà Russo di Paolisi nel più classico degli scontri diretti, il Faiano, rivelazione del campionato. Una prova di maturità che non potrà essere fallita da Pepe e compagni, che con una vittoria conquisterebbero il terzo posto in solitaria. Appuntamento da non fallire anche per il San Tommaso, che affronterà in trasferta la Rinascita US Vico, ultima in classifica. Con un successo i ragazzi di Andrea Ciaramella aumenterebbero il distacco con la diretta concorrente e allo stesso tempo accorcerebbero quello con le formazioni che li precedono in classifica. Infine, per chiudere la parentesi dedicata all'eccellenza, sfida importante anche per il Solofra di Ciccio Messina, che sarà ospite della capolista ebolitana. Anche in promozione sarà una giornata ricca di scontri diretti. La Virtus Avellino ospiterà il Paolisi, che nelle ultime giornate si è rilanciato in classifica e vuole conquistarsi una posizione playoff. Ma il vero big match sarà quello tra HD ed Eclanese, rispettivamente terza contro seconda in classifica. Una sfida da tripla che rivelerà le reali ambizioni dei due club, soprattutto di quello pugliese, rivoluzionato dopo l'addio di Giovanni Macera e l'avvento di Salvio Casale in panchina. Non solo sfide tra le dirette concorrenti per la promozione, dando un'occhiata a ciò che succede nella bassa classifica, il match che potrà chiarire un po' di più il quadro sarà quello tra Bisaccese ed Artemisium, con la formazione di Sant'Agata di Puglia che potrebbe aumentare il distacco sulla zona playout dopo la pesante vittoria della scorsa settimana contro la Felice Scandone Montella. A completare il quadro ci saranno le gare FC Avellino San Martino, Montella Ariano, Baiano Siconolfi e Miscano Serino.